parlo io. No, aspetta, che sì. Ti presento. A lui. Ancora. E funziona bene. Nel caso male che vada c'è anche qua. Metto il beffa. Ci siamo? Buongiorno a tutti. Qualcuno forse è venuto anche dalle vacanze e ha saltato un giorno per essere qui. Credo che valga la pena perché è il primo grande colpo della Virtus Segafredo, l'arrivo di Aradori, un giocatore che è da anni che è nazionale e sappiamo il suo valore. Questo è un messaggio importante, perché siamo andati a cercare il meglio che è sulla piazza. Un giocatore che negli anni ha sempre migliorato, ha sempre dato qualcosa in più e la sua esperienza l'ha portato a essere il giocatore che è, perché molti giocatori rimangono sempre uguali. Quelli che migliorano sono quelli che vogliono migliorare, che gli obiettivi non sono mai finiti. E questa è una delle cose che abbiamo pensato, perché molte volte prendi un giocatore che ha una statistica per tanti anni uguale e fa tutte le cose uguali. Questo giocatore non è così, ogni anno ha fatto qualcosa in più, ogni anno le sue performance erano sempre meglio e portarlo qui da noi credo che sia, siamo molto orgogliosi, che la nostra società ha messo a disposizione un budget per poter avere Aradori. Non staremo fermi, ma oggi parliamo di Aradori e sono tutte le altre domande non esistono. Parliamo di lui, noi siamo molto contenti e spero che anche voi cominci a battere un po' il cuore e io comincio a aspettare che sia il 1° ottobre che inizi il campionato, perché siamo già tutti qui che vorremmo vedere già in campo. Ma lui ha un altro impegno importante ed è un impegno che rappresenterà l'Italia e questa volta sotto la maglia dell'Italia c'è un lavoro, quella della Virtus. Grazie. Ciao a tutti ragazzi, ti ringrazio per le splendide parole e grazie a voi che siete venuti qua, non mi aspettavo questa accoglienza. Avete scritto tantissimi messaggi in questi giorni sui social, su Instagram, io ho cercato di rispondere a tutti e vi parlo della mia scelta. Ho fatto questa scelta perché volevo trovare una casa stabile per tanti anni e mi sembra che più che una casa questa sia una mega villa, perché la situazione che si sta creando a Bologna è veramente qualcosa di fantastico e non era facile dire di no a Segafredo, a Dottor Zanetti, a Maglia e a una storia gloriosa come quella della Virtus. E quindi quando ho avuto... mai avrei pensato di andare in una squadra appena salita dalla 2, ma quando c'è stata questa squadra della Virtus l'ho presa in considerazione subito, perché lo sapete meglio voi che cos'è la Virtus di me. Io l'ho vissuta quando ero piccolino, l'ho vissuta da fuori e adesso voglio iniziare a vivere da dentro e come ha detto il grandissimo, io ogni anno faccio meglio, cerco di far meglio, cerco di migliorarmi, quindi sono carico e pronto l'anno prossimo per giocare ancora meglio di quello che ho fatto l'anno scorso, di quello che ho fatto 2 anni fa e per dare qualcosa in più a tutti voi, alla squadra e a me stesso. Come si fa a vincere con gli italiani in Italia?
Sicuramente come scelta, per le regole, i giocatori italiani sono diversi da quelli stranieri, ma comunque si vince come con i giocatori stranieri, nel senso che bisogna andare in campo e giocare meglio degli altri. Indubbiamente avere un forte nucleo italiano ti aiuta nei momenti di difficoltà, perché in tutte le annate sportive ci sono momenti difficili, e aiuta avere 4, 5, 6 giocatori ragazzi italiani a far più gruppo, a stare uniti, e questo fa la differenza. Quanti anni ho firmato a Bologna? Sì. 3 anni, sperando, io spero che siano molti di più, però per adesso iniziamo con te. E oltre a questo, gli obiettivi personali sono quelli di migliorare, come abbiamo detto prima, ogni anno, di mettere sempre qualcosa in più nel mio bagaglio tecnico e anche caratteriale, perché aiuta molto quando vai in campo. Per quanto riguarda la squadra, da quello che leggo, da quello che so, si sta costruendo una gran bella squadra e si parla di wildcard, no? Wildcard per le coppe, non lo so, però io credo che se vanno in porto le cose a cui si sta lavorando, ce la possiamo guadagnare e conquistare sul campo la coppa. E quale sia non lo so, però si vuole tornare ad altri livelli, che è il posto dove la Virtus deve stare. È una voce femminile. Volevo chiederti cosa rappresenta per te la Virtus, cioè sei dei ricordi, sei delle memorie, insomma, legate a questa squadra, cioè vista da fuori, come dicevi tu prima, cosa ricordi, qual è la prima immagine? E poi un'altra cosa su Vittorio Messina, insomma, l'hai conosciuto, terminato, e dato che qui a Bologna, insomma, comunque una delle tue torri quasi. Allora, partendo dai ricordi della Virtus, io sono 88, quindi non posso andare troppo indietro, però ricordo sicuramente gli anni di Danilovic, gli anni della squadra con Marco Jaric, con cui ho giocato a Siena, chi c'era? Rashad Griffith, Abbio. Quegli anni me li ricordo abbastanza bene, anche se ero abbastanza piccolo, però ho sempre seguito la pallacanestro perché ero amata fin da piccolo. E per quanto riguarda Ettore, ci siamo conosciuti l'anno scorso, abbiamo iniziato a lavorare assieme l'anno scorso per poco tempo, perché c'è stato solo per l'Olimpico, purtroppo. E mi sono trovato molto bene, è un allenatore che ha delle idee ben chiare e chiede ai propri giocatori determinate cose. Se tu le fai, giochi e sei un suo uomo, ovviamente, e facendo quelle lui sa come portarti la vittoria. Quindi io ho avuto un'ottima esperienza con lui, quindi non vedo l'ora di cominciare a lavorare con lui quest'estate e speriamo di andare il più avanti possibile. Qualcun altro che vuole porre qualche domanda? Ecco. A finire per lui, diciamo, ancora qui dopo. Tanto benvenuto. E la prima impressione è che, dopo aver sentito Coach Romagni, cosa mi ha chiesto, diciamo, da lì, diciamo. Grazie, benvenuto intanto. Ci siamo sentiti, abbiamo parlato di sfuggita. Lui conosce molto bene me, io conosco molto bene lui, anche se non abbiamo mai lavorato.